Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere nel dettaglio in che cosa consistono i collegamenti dei generatori elettrici o batterie, quindi come si possono collegare. Esattamente come per le resistenze, per i resistori, è possibile avere un collegamento serie e un collegamento in parallelo. Vediamo le differenze tra uno e l'altro e i vantaggi e che cosa comportano. Tra un attimo, dopo la sigla. Bene, andiamo a vedere per prima cosa il collegamento serie tra generatori. Ovviamente, per essere collegati in serie, deve esserci una sola maglia, quindi una sola corrente che attraversi tutti quanti. Supponiamo di avere quattro generatori collegati in questo modo, ciascuno con la sua piccola resistenza interna. In questo caso, per andare a calcolare la tensione effettivamente utile sul carico, quindi la VL, possiamo fare semplicemente un giro di maglia. Io vado a rimettere le frecce da meno a più sui generatori. In questo caso, poi ovviamente a seconda di come sono girati, vedete che questa è la polarità è girata in altro modo, diciamo che vince quello, la somma, diciamo, dei soli generatori, delle sole forze elettromotrici dei generatori più alta per poi, diciamo, imporre il verso della corrente. In questo caso, ovviamente, abbiamo E1, E4 e E3, supponiamo che la loro somma sia maggiore di E2. Ma comunque diciamo che in genere possiamo supporre in questo caso di avere una corrente in questo modo. Se poi ovviamente la corrente verrà negativa, vorrà dire che sarà invertito il più con il meno. Quindi andando a supporre così, abbiamo che la nostra VL sarà effettivamente pari a, facciamo il giro da meno a più in modo da fare il giro in senso orario. Abbiamo la E3 positiva, la E4 positiva, la E1 positiva e la E2 negativa. Tutte le cadute di tensione sulle resistenze, quindi sulle resistenze interne dei generatori. Quindi avremo meno RI1 per I, aspettate che scrivo così, se no non si capisce, più RI2 per I, più RI3 per I, più RI4 per I. Quindi queste sono le cadute interne che potrebbero anche essere trascurabili. Quindi effettivamente la tensione sul carico, specialmente se noi andiamo a vedere i generatori che hanno il più da questa parte e meno da questo, è la somma algebrica dei valori delle forze elettromotrici sui generatori. E quindi in questo modo qua, col collegamento in serie, ad esempio pensiamo non solo a dei generatori, ma pensiamo ad esempio a delle pile. Se noi andiamo a collegare in serie due pile, e ovviamente andando, vedete come qua, in questo caso, il positivo di uno è collegato al negativo dell'altro, abbiamo una tensione totale, una possibilità di alimentare una tensione totale più alta, pari alla somma delle due. Quindi in questo modo qua, se ad esempio penso ad avere due pile in questo modo, polo positivo, polo negativo. Aspettate che stoppo e li disegno un pochino meglio. Ecco qua, ho preferito prendere le immagini direttamente,
Così almeno sono disegnato un pochino meglio. Allora, qua abbiamo comunque due pile, vedete qua 1,5 volt, più ovviamente il meno dalla parte di qua. Se noi andiamo a mettere il collegare in questo modo, facciamolo in rosso così è un po' più spesso, così forse si vede meglio. Andiamo a prendere il più da questa parte. Così, e poi il meno. Allora andiamo a collegare il meno qua. E poi qui facciamo che ci mettiamo un colore a caso, il più di questo col meno di questo. Quindi questo è il collegamento in serie. Facciamo così. Qua abbiamo il meno. Ovviamente 1,5, 1,5, qua avremo 3 volte, quindi avremo la somma delle due tensioni delle due pile, e questo è un po' quello che si vede quando magari abbiamo una lampada o qualche cosa, un qualsiasi cosa che contiene un telecomando, che contiene più pile. Ad esempio, per arrivare a 6 volte ci sono le 4 pile da 1 volte e mezzo, quindi, e vengono collegate più col meno, più col meno. Qua ad esempio abbiamo invece una pila, allora in queste il più è questo puntale qua e il meno è questo, e quindi qua sono le pile da 9 volt ciascuna. Guardate che ce lo scrivo perché non si vede. Stessa cosa anche qua, se io vado a collegare allora, vado a collegare il più, beh, facciamolo di qua, collego il più di qua così almeno non faccio incroci strani. Quindi vado a collegare il più di questo, il meno di questo, e poi di qua collego il più con il meno. Quindi in questo modo qua, anche qua, tra qua e qua avrò la somma e quindi avrò i miei 18 volt a disposizione. Quindi il collegamento, questo per dire, il collegamento in serie mi permette di aumentare la tensione. Ora vediamo invece il discorso del parallelo. Allora, per quanto riguarda il collegamento in parallelo dei generatori, qua sempre con ovviamente le loro piccole cadute interne dovute alle resistenze interne, però sostanzialmente la tensione fornita, diciamo, ai capi non varia. In genere poi questi collegamenti ovviamente vengono fatti con generatori che hanno lo stesso valore. Quindi comunque sia, ad esempio, che ne so, abbiamo 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt, tra i capi, tra più e meno del carico, avremo sempre la stessa tensione. Quello che aumenta in questo caso è la corrente, la possibilità di corrente erogata, poiché ovviamente con un solo generatore io ho la possibilità, ho la stessa tensione, ma la corrente massima che può fornirmi, ad esempio, è 1. Se ne ho 3, ovviamente la corrente massima che può fluire sul carico sarà la somma delle 3 correnti possibili. E quindi in questo caso il collegamento parallelo permette di aumentare la corrente. Vediamolo per quanto riguarda le pile, così forse è un po' più utile sul discorso dell'aumento della corrente. Ad esempio, se noi abbiamo, allora riprendo gli stessi disegni, ecco
Ecco qua, quindi col collegamento parallelo ovviamente tutti più insieme, tutti meno assieme, sia in questa configurazione che in questa. Allora bisogna tenere presente un discorso, si ha ovviamente la possibilità di erogare una maggiore corrente, ma non è questo lo scopo principale, quanto il discorso di andare a partire a durare di più le batterie, quindi è un po' come siccome le batterie sono le pile, sono ma anche le batterie normali, tipo le batterie auto, sono identificate da una capacità, quindi una capacità che è espressa in ampere l'ora, quindi ampere la misura di corrente l'ora, che mi indica la massima quantità di carica che è possibile immagazzinare. Quindi più è grande questa capacità, maggiore la quantità di carica che si può immagazzinare. Teniamo conto, ad esempio, tipo le batterie, le pile da 9 volte hanno sugli 800 mAh l'ora. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che possono spararsi in una volta sola gli 800 mAh tutti in un'ora, oppure a seconda di quanto viene prelevato di meno, può durare di più. Spero che questo un po' sia chiaro. Quindi diciamo che andiamo a esaurire in modo, a distribuire l'esaurimento delle pile in modo differente, a distribuire quindi comunque, oppure a poterne fornire di più potenza nello stesso arco temporale. Quindi un po' questo. Spero di non addentrarmi in cose poi troppo complicate. Magari farò un video dedicato di più al discorso delle batterie, in modo da spiegare un pochino meglio come può essere fatto il collegamento proprio della classica batteria da 12 volt, tipo batteria auto, se questo può essere di interesse. Comunque, il discorso, ricordiamo, diciamo, il focus di questo video è quello di ricordare che batterie, generatori, pile messe in serie mi permettono di aumentare la tensione, messe in parallelo mi permettono di aumentare la corrente. Bene, con questo è tutto, spero vi possa essere d'aiuto, fatemelo sapere nei commenti, vi ricordo se avete piacere l'iscrizione al canale, ci vediamo al prossimo video.